Siamo con la professoressa sinologa Pisu, qua a Montepulciano, nel Teatro Poliziano, a margine dell'incontro, di un incontro particolare dove Silvia Calamandrei ha presentato il suo libro, ma dove si è parlato di Cina e Italia, i rapporti di questi due paesi apparentemente distanti, ma più vicino di quanto si possa pensare. Più vicini, non so, insomma, ci allontaniamo sempre di più tutti da tutti in questi brutti periodi. Prima il Covid, poi questa che chiamano operazione speciale, insomma, non siamo tanto vicini e speriamo in bene e che invece si possa diventare vicini davvero. Per ora non vedo tanto. Che cos'è che l'affascina della cultura cinese? Mi affascina soprattutto la sua, più che la sua antichità, la sua continuità, perché sapete, no, che è molto più antica la cultura egizia, per esempio, però non ci stanno più quegli egiziani con i geroglifici, e invece i cinesi, 8.000 anni, facciamo, i cinesi invece ci sono ancora con gli stessi pressappoco geroglifici, per cui pensate questa continuità. E non ce n'è un'altra al mondo di cultura che sia andata nei millenni, e questo mi affascina. E certo che poi dentro c'è di tutto, perché i cambiamenti ci sono stati di sicuro. E una battuta sul libro di Silvia, come lo definisce, come lo definirebbe? È uno di quei libri necessari, indispensabili. Beh, certo, bisogna un po' interessarsi di Cina, però come ho già detto, per la memoria, perché la memoria, noi dobbiamo mantenere la memoria di quello che è stato, perché se no è come se non fosse successo, e invece sono successe tante cose. E il libro di Silvia è uno di questi esempi.